Quali libri devi assolutamente leggere per fare terapia breve? Inutile dire che la lista dei libri che devi leggere per fare terapia breve è paradossalmente lunga. Inoltre, io ho fatto diversi video dove do alcuni consigli su quali libri leggere per la terapia breve centrata sulla soluzione, la terapia strategica, la terapia sulla singola e così via. Ma se vogliamo fare una maratona, anzi, una corsa da 100 metristi e sapere cosa devi leggere e perché devi leggerlo, beh, possiamo sempre tentare. Terapie non comuni di Jay Haley è sicuramente il punto d'inizio. Questo è il libro che ha fatto esplodere il fenomeno Milton Erickson in tutto il mondo e è un ottimo punto di partenza. A proposito, pensavo che nessuno degli autori o degli editori dei libri che citerò mi ha pagato per fare questo video. È un ottimo punto di partenza, prima di tutto perché ti fa vedere l'incredibile maestria del mago del deserto, Milton Erickson. In secondo luogo perché mostra una serie di tecniche e manovre ancora oggi utilizzate da mezzo mondo. E infine, perché è figo. È un libro da paura e chiunque dovrebbe leggerlo. Change di Vaclavic Fish e Wicklund, che oltre a gettare le basi della terapia breve modello MRI, oggi conosciuta come terapia strategica, è fondamentale per un motivo non trascurabile. Ti dà l'idea del fortissimo substrato epistemologico e teorico che c'è sotto la terapia strategica. Se la terapia cognitivo-comportamentale affonda le sue idee principalmente nelle teorie e ricerche psicologiche, la terapia strategica invece ha trovato più produttive quelle antropologiche, quelle comunicative, quelle matematiche. No, non sorprendetevi e non trascurate l'importanza di queste branche, le quali tutte quante, da qualche parte della loro storia, hanno a più riprese cercato di rispondere a questa domanda: come funziona l'essere umano? Clues di Steve DeShazer. Ero indeciso su quale libro di Steve DeShazer citare, così ho scelto quello che probabilmente ha dato il via veramente alla sua rivoluzione. Se vuoi apprendere la terapia breve centrata sulla soluzione, questo sicuramente è un libro che non puoi tralasciare. Qui Steve ci spiega perché per risolvere un problema non hai bisogno di sapere che problema è, hai solo bisogno di scoprire quali sono le soluzioni per risolverlo. Rivoluzione copernicana? Sì. Terapia seduta singola, sì. Lo dico per autocelebrazionismo, ma perché secondo me, sì, davvero, è attualmente il migliore libro che c'è sulla terapia seduta singola a livello internazionale. Sì, lo so, mi sto parlando addosso, ragazzi, però lo penso veramente. Quello di Talmon ovviamente è magnifico, però è un po' datato e un po' superato dalla quantità e dalla qualità degli studi successivi, come è normale che sia, a più di 30 anni. E gli altri libri della terapia sulla singola degni di essere letti per lo più sono curatele. Olè, non parlo oltre il mio libro perché altrimenti ovviamente divento un cantante rapper. Queste sono un po' delle basi, no? 5 libri, l'avevo scritto nel titolo, quindi 5 è un numero veramente troppo piccolo. Però vogliamo di più? E allora L'arte del cambiamento è un must have. Nardone ha scritto ormai dozzine di libri capaci di aggiungere tanto a questo, però questa rimane una pietra miliare. A distanza di oltre 30 anni lo puoi leggere ancora ad oggi e trovarci tutta l'evoluzione della terapia strategica modello Arezzo. Il linguaggio del cambiamento è probabilmente ciò di cui hai bisogno per addentrarti nella complessità del linguaggio evocativo metaforico utilizzato, e non solo, utilizzato all'interno delle terapie brevi. Michael Jacco, nell'intervista che gli feci per il mio blog Lo Studio dello Psicologo, mi disse che se fosse stato a capo della Congregazione Mondiale degli Psicologi avrebbe imposto a tutti quanti la lettura di questo libro. Beh, pure piccolo, quindi ci sarebbe pure andata bene. An Uncommon Case Book, che trova qui, mi ero dimenticato di prenderlo, è probabilmente, non so come ne avete sentito, la sintesi migliore di tutti i lavori ericksoniani di quello che è appunto il mago del deserto. La stavo guardando qui, questa cosa non capivo cosa fosse, è la luce. Bill O'Hanlon con Angela Exum andò a riprendere tutti quelli che erano all'epoca i casi noti di Milton Erickson e ne fece una antologia eccezionale. Noiosissimo da leggere, indispensabile da consultare. Terapie apparentemente magiche è il libro di Matteo Rampin che mette in scena
tutta l'arte tecnica, relazionale e comunicativa della terapia strategica. Di gran pregio le trascrizioni commentate di grandi autori e autrici della terapia breve. A proposito di autrici, quando bere diventa un problema, di Insu Kimberg, madrina della terapia accettata sulla soluzione, e Scott Miller. Sai, per il primissimo caso della mia pratica privata da psicoterapeuta, un caso di alcolismo, mi fu indispensabile. Visto che ci siamo, in inglese esistono ottimi libri, però in italiano il nostro Terapia breve centrata sulla soluzione è l'unico libro che ti spiega step by step questo modello di psicoterapia breve. Ok, lo sapevo, volevo citare altri 20 libri, ma poi tu non vedesti il video e comunque alla fine tu ed io lo sappiamo, che mi diresti: ma come? Non hai citato questo?